la seconda tavola rotonda che si occupa di capire se le pratiche, insomma il tema della salute delle organizzazioni di lavoro oggi è una tendenza, una necessità, è una moda, insomma se stiamo parlando di un fenomeno consistente o di un fenomeno che come tanti fenomeni, diciamo, le discipline manageriali scorrono, diciamo, lasciando pochi indirizzi. Allora, chiedo, come di consueto, ai relatori di essere più breve possibile. I relatori sono cinque, il parterre è molto vario. Inizierei con Tatiana Quadrello, che lavora alla World Foundation. Lo presenterà lei, per una delle organizzazioni inglesi in Inghilterra, e si occupa più di questioni basate nel rapporto fra lavoro, impresa, organizzazione e individuo. E quindi a lei chiederei di iniziare dandoci un po' uno spaccato di quello che di cosa si sta riflettendo su questi temi nel Regno Unito, che, come diceva Maria Giulia, è un benchmark per noi rispetto alle pratiche su questo tema. Grazie. Grazie a tutti per essere qui, grazie al team della Fondazione Istud per darmi la possibilità di partecipare oggi e condividere con voi la nostra esperienza. Io cercherò di attenermi il più possibile ai miei 10 minuti, quindi ho l'orologio lì, se ogni tanto mi vedete dare un occhio è per quello. E nulla, inizierei col dirvi chi siamo, cosa facciamo, per poi continuare nel dare proprio uno spaccato della situazione inglese per quanto riguarda la salute e il benessere nelle organizzazioni. La World Foundation è una think tank, ossia un gruppo di esperti che diciamo, ha un background di tipo socio-economico e abbiamo un'attitudine molto pragmatica alla ricerca, nel senso che ci rivolgiamo, la nostra ricerca si basa nelle organizzazioni e diciamo, ha come target le organizzazioni, quindi focalizziamo solo ed esclusivamente su quell'aspetto lì. Innanzitutto è stato veramente interessante vedere il lavoro che è stato fatto in Italia da diverse organizzazioni per quanto riguarda l'aspetto salute e benessere, ma interessante anche notare che in Gran Bretagna, insomma ormai da parecchi anni, si è assistito ad uno shift ad un passaggio fra un'economia di tipo manifatturiera ad un'economia di tipo, loro la chiamano knowledge economy, un'economia che si basa sulla conoscenza. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato essenzialmente uno shift nel tipo di malattia occupazionale a cui noi oggi assistiamo. È una malattia che non è più semplicemente fisica, ma è una malattia prevalentemente mentale. Infatti, le ultime statistiche rivelano che le due malattie più diffuse nel campo, le due malattie occupazionali più diffuse in Gran Bretagna sono le malattie mentali e le malattie muscoloscheletriche. Le statistiche rivelano che una persona su sei in Gran Bretagna soffre di una malattia mentale e quando uso il termine malattia mentale mi riferisco a malattie mentali leggere o moderate come l'ansia, lo stress, eccetera. Mentre la nostra ricerca rivela che per esempio le malattie muscoloscheletriche costano all'Europa. Abbiamo fatto una ricerca sia a livello Gran Bretagna ma anche a livello europeo, le malattie muscoloscheletriche costano all'Europa sino a 240 miliardi di euro all'anno. Chiaramente, riagganciandomi un po' a ciò che è stato detto dalla dottoressa Marini in precedenza riguardo ciò che il vostro studio ha trovato, anche in Gran Bretagna per anni si è assistito ad una prevalenza dell'assenza maggiore nella pubblica amministrazione piuttosto che nel settore privato. E, la nostra spiegazione a questo è stata che chiaramente chi lavora nel settore pubblico molto spesso lavora in
in professioni in cui il rischio di salute è maggiore, per esempio i vigili del fuoco, per esempio chiaramente le infermiere, eccetera. E quindi quella è stata la nostra spiegazione. E confrontando i dati da voi suggeriti, anche noi abbiamo trovato che in genere, in media, in Gran Bretagna ci si assenta per 5 giorni l'anno. Credo che in Italia fossero 6, quindi leggermente più alta. Però in maniera molto interessante, oggi ho anche sentito parlare di engagement. Questo è un nuovo concetto che adesso è molto diffuso in Gran Bretagna. Non si parla più molto di safety, di sicurezza del lavoro. Certo, quello è un aspetto che è molto tenuto in considerazione, ma proprio per rifarci al problema delle malattie mentali, dello stress, dell'ansia, eccetera, le compagnie hanno iniziato a focalizzare la loro attenzione sul problema dell'engagement. Uno dei nostri studi, per esempio, ha dimostrato che c'è un'associazione diretta fra salute e benessere dei lavoratori e il livello di engagement, ossia di impegno che i lavoratori impiegano nel loro lavoro, ma anche a sua volta nel tipo di soddisfazione del cliente. Quindi un lavoratore che si assenta di meno in genere ha un livello di engagement superiore che è associato con un livello di soddisfazione del cliente superiore. Quindi questo è il punto iniziale di quello che noi chiamiamo il business case per investire nella salute e nel benessere dei lavoratori. Ci sono diverse compagnie in Gran Bretagna che hanno fatto questo, velocemente ne cito due, sono Mars e Unilever. In particolare Mars ha presentato uno di questi lavori qualche settimana fa e in modo molto interessante è stato piacevole notare che Mars ha spostato il focus da pagare i lavoratori quando sono malati a premiare i lavoratori per essere in salute. Questa è l'idea di sottofondo. E un altro punto su cui vorrei fermarmi è che in parte probabilmente potrebbe spiegare l'altro risultato presentato precedentemente dalla dottoressa Marini riguardo i contratti a tempo determinato e una minore presenza di assenza. Ecco, noi abbiamo notato, e recentemente abbiamo fatto uno studio a riguardo, che quando parliamo di costi di assenteismo e di mancata produttività, dobbiamo anche pensare ai costi che derivano dalla presenza malata, la sickness presence. Che cos'è la sickness presence? Con questo termine ci riferiamo all'andare al lavoro anche quando la persona in realtà non si sente bene, per cui sarebbe giustificata rimanere a casa, ma per diversi motivi in realtà decide di andare al lavoro. Nel momento in cui questa persona va al lavoro, chiaramente avrà un livello di produttività inferiore. Quindi i costi all'azienda non saranno soltanto dei costi legati all'assenteismo, al non andare al lavoro, ma bisogna anche tenere in considerazione i costi che vengono creati dall'andare al lavoro, ma nel non essere produttivi al 100%. Nella nostra ricerca, abbiamo condotto questa ricerca recentemente con una compagnia di assicurazioni, è apparso che ci sono diversi tipi di fattori che favoriscono la sickness presence, e questi in particolare sono lo stress da lavoro, ancora una volta, possono essere anche dei motivi di tipo finanziario, ma anche la workplace culture, ossia la cultura dell'ambiente di lavoro, quindi la pressione da parte dei colleghi o da parte del senior management o del line manager ad andare al lavoro anche se non si sta bene e quindi sarebbe meglio rimanere a casa. Per concludere, e in accordo con quanto detto precedentemente dalla dottoressa Chioda, anche noi riteniamo che non solo noi, ma la comunità inglese in generale, ritiene il line manager una figura fondamentale nella protezione della salute dei lavoratori. Questo perché chiaramente il line manager può sostenere la salute del
dei lavoratori in diversi modi, intanto non creando situazioni di stress, ma anche aiutando per esempio i lavoratori che sono stati assenti per motivi di salute a ritornare al lavoro nel modo più velocemente e di successo possibile. Quindi a questo punto diventa fondamentale scegliere i manager non soltanto per le qualità tecniche che dimostrano, ma anche fondamentalmente per le loro capacità di comunicazione, le capacità relazionali e quelle di leadership. A questo punto vi ringrazio, arrivederci. Grazie.